L'alba di venerdì scorso, nell'ambito di un'articolata indagine coordinata da questa Procura della Repubblica, i carabinieri della compagnia di Mondragone hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di 7 indagati, tutti ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere dedita al traffico illecito di armi da fuoco e munizioni, detenzione e porto di armi e munizioni comuni e da guerra, con l'aggravante del metodo mafioso. Le persone si identificano in Conte Armando, Di Addio Giuseppe, Na Carlo Antonio, Iaccarino Attilio, Volgare Salvatore, Guadagni Salvatore Guadagni Arco Ciro. Ai provvedimenti cautelari d'urgenza a carico dei 7 sono seguite idonee misure restrittive in carcere. Le indagini, iniziate nel novembre del 2013, condotte prevalentemente attraverso attività tecniche di pedinamento, giovandosi anche di importanti dichiarazioni di collaboratori di giustizia, hanno permesso di indebolire il principale canale di approvvigionamento e distribuzione di armi delle diverse consorterie criminali casertane e partenopee. L'operazione ha permesso di disarticolare un'organizzazione che operava trasversalmente nel territorio delle province di Napoli e Caserta, fornendo il proprio apporto ai diversi gruppi criminali egemoni in quei territori, con la finalità di fornire, riparare, provare armi e munizioni. A capo era Conte Armando, guardia giurata, conosciuta negli ambienti criminali per le sue notevoli capacità nella manutenzione, alterazione e riparazione delle armi. Egli risulta aver messo le sue conoscenze tecniche in materia di armi a disposizione di vari gruppi criminali casalesi, savarese, giuliano, garantendone in più occasioni l'approvvigionamento necessario per rafforzarne la loro forza militare nelle faide che hanno caratterizzato gli ultimi anni, soprattutto nel territorio partenopeo. L'associazione è risultata possedere una capillare diffusione. In ogni quartiere del capoluogo napoletano esisteva un uomo di fiducia, un intermediario con i diversi clan camorristici e con il compito preciso di prendere le ordinazioni, in base alle richieste degli affiliati.